In questa puntata di Anima Verde delle Marche, ciclo di trasmissioni dedicate all'agricoltura e al pacchetto giovani dei bandi del PSR già conclusi, alle best practice, vi presentiamo due storie emblematiche di come sono state utilizzate le risorse e con quali finalità. E saranno proprio i giovani e le giovani che hanno deciso di investire in agricoltura, restando sul territorio, a raccontarci le loro esperienze in prima persona, fatte di sacrifici ma anche con tante soddisfazioni. Questo è un altro territorio che andiamo a scoprire con Sandro Gioia, agricoltore che ha utilizzato i bandi del PSR in un passato recente con il pacchetto giovani per cambiare, migliorare che cosa? Grazie ai fondi del PSR abbiamo migliorato, aggiornato le nostre strutture adeguate al benessere animali e al biologico, in quanto l'azienda è tutta biologica. E noi coltiviamo e alleviamo sia bovini di razza marchigiana che il maiale pesante, in quanto la nostra azienda fa parte del consorzio del salame di Fabriano e il salame di Fabriano è uno dei primi presidi slow food nelle Marche. Dove siamo? Siamo a Fabriano, nelle colline di Fabriano, all'interno della conca degli Appennini, e praticamente la nostra azienda è dislocata tutta intorno al centro aziendale. E quello che coltiviamo, come ripeto, ci serve per l'alimentazione del nostro bestiame. Azienda di famiglia? Sì, conduzione familiare, e non ci siamo inventati niente, stiamo portando avanti praticamente il lavoro dei nostri predecessori e praticamente lavoriamo il suino pesante e il periodo invernale. Noi più che altro lavoriamo con le famiglie. Nel 2007 ha fatto una scelta ben precisa, quella di rimanere su questo territorio, di continuare una tradizione di famiglia. Che cosa ti ha spinto? Beh, la passione, abbiamo sempre lavorato qui in azienda a livello familiare. Poi è arrivato un punto che babbo mi ha detto: dei dei ce n'è tante, sono belle, ma bisogna che decidi ciò che vuoi far da grande, perché ormai è ora. E quello è stato il via libera per investire e partire con la nostra azienda, con la nostra società, mio fratello. Da qui la necessità anche di ammodernare e quindi sì, di investire in maniera importante, significativa, sì, e quindi intercettare anche quelle che possono essere delle possibilità. Sì, grazie alla regione, ai fondi della regione Marche con il PSR abbiamo rimodernizzato tutta quanta l'azienda, adeguandoci a diversi passaggi sia in biologico sia del benessere animali. Quindi dalla vecchia stalla che era posta fissa si sono passati a stalle più moderne e alla possibilità che gli animali abbiano lo spazio libero e la libera circolazione, quindi con le nuove normative del benessere animali, via praticamente, sia sui suini che sui bovini. E allora adesso andiamo a vedere come sono state utilizzate queste risorse. Prego. Sandro, ecco il cuore dell'azienda sostanzialmente, no? Questa è la stalla che ospita quanti capi e che tipo di investimento c'è stato? Allora, questi fabbricati sono adibiti tutti per l'allevamento del bestiame bovino di razza marchigiana. Noi facciamo la linea vacca vitello, abbiamo all'incirca 50 fattrici, con i vitelli e tutto, in quanto essendo biologico i vitelli stanno insieme alle fattrici, abbiamo una settantina di capi. E l'investimento che abbiamo fatto è sul vecchio fabbricato e su questo nuovo, si disloca in una stalla chiusa e in un paddock aperto, con paddock all'esterno in modo che gli animali sono liberi di entrare e uscire come vogliono. E come si può vedere, infatti, abbiamo anche tutto un recinto esterno in modo che gli animali possano andare al pascolo. Anche in questa stalla, che è quella più vecchia della vostra azienda, ci sono stati dei lavori di ristrutturazione che sono arrivati fino ad un certo punto, però. Sì, questa è la vecchia struttura che abbiamo adibito
dove tutti i capi vengono per l'alimentazione e sono liberi poi dopo di uscire e di andare nei paddock esterni e di proseguire nel pascolo. Questa struttura l'abbiamo ristrutturata solo fino a un certo punto, perché poi dopo sopra non siamo andati a toccare il tetto per non danneggiare i nidi delle rondini. Perché le rondini sono importanti nelle stalle? Beh, questo piccolo animaletto così importante per noi, perché tengono sotto controllo gli insetti. Bisogna sapere che una rondine ogni giorno, quando c'ha i propri piccoli, riesce ad apprendere fino a 7 volte il suo peso di insetti per dar da mangiare ai loro piccoli. Quindi, pur essendo dentro una stalla, come potete vedere, gli insetti sono pochi, via, sono tenuti sotto controllo al naturale, in biologico, senza dover utilizzare disinfestazioni particolari. Infatti ci troviamo qui, no? Dove ci sono dei cuccioli addirittura sì. Nati. Questi, uno è nato ieri notte e uno ieri mattina. I piccoli restano con le madri? Restano con le madri fino a 4 mesi, che poi dopo c'è lo svezzamento, quindi vengono allontanati. Però trascorrono il loro tempo sia nel pascolo, nel paddock, con la propria madre, liberi di giocare con gli altri coetanei. Fate attenzione anche al cibo, a cosa date loro da mangiare. Sì, l'azienda è biologica, tutto quello che coltiviamo lo utilizziamo per l'alimentazione del nostro bestiame, sia bovino che suino. Lo stocchiamo nel fienile, anche quello realizzato grazie ai fondi del PSR, mentre tutte le granaglie le stocchiamo nei silos e poi le granaglie le maciniamo tutte insieme in base all'esigenza dei propri animali. E il fieno, man mano che servono, lo distribuiamo per l'alimentazione dei bovini. Sandro, anche in questa stalla ci sono state delle opere di ristrutturazioni, delle migliorie. Qui vediamo dei suini. Sì, questi sono i suini che noi alleviamo un anno, perché noi facciamo il suino pesante, sono suini nazionali e poi dopo vengono lavorati per fare il salame di Fabriano. Questa struttura è stata sempre realizzata grazie ai fondi della Regione Marche e l'abbiamo realizzata seguendo tutti i principi del benessere animali, tant'è che tutta la soffittatura viene fatta in perlina proprio per creare un microclima in modo che l'animale sia d'inverno che di estate abbia una temperatura idonea e sono liberi di circolare, di far dentro e fuori. Sì, anche questo è un elemento importante nel loro benessere e probabilmente anche dà risultati in termini di qualità e quantità. Sì, diciamo che noi abbiamo realizzato una struttura di circa 120 capi per allevarne 70 circa l'anno. Questo perché in modo che l'animale sia libero, abbia spazi idonei, possa circolare dentro e fuori, crescere bene, avere una carne matura per poter lavorare dei prodotti senza conservanti e senza antiossidanti, completamente al naturale. E poi siamo nella zona reale del salame di Fabriano. Certo, la nostra azienda ne fa parte, è stata tra i fondatori ed è un presidio slow food. Sandro, la vostra è proprio un'azienda a chilometro zero, anzi forse neanche lo raggiungiamo il chilometro e adesso andiamo a vedere il laboratorio, il punto vendita. Sì, la nostra azienda è tutta dislocata intorno al nostro punto vendita, al nostro laboratorio e l'allevamento. Chi viene può anche conoscervi, fare delle domande, insomma sì. Capire la qualità e la lavorazione. Spesso e volentieri i nonni accompagnano i propri nipoti a vedere gli animali. E con le dovute precauzioni li accompagniamo per vedere che i nostri animali sono allevati con metodo biologico e seguendo il benessere animali. Ci siamo spostati di pochissimo, però ancora cambia il panorama, lo sfondo, è un microclima incredibile. Beh, Fabriano è famoso per le grandi escursioni termiche che abbiamo in questa valle, in questa conca, come la chiamo io in dialetto, che ci permette di far prodotti che poi dopo vedremo, secondo me, eccellenti. Avresti potuto fare un altro lavoro? Onestamente no. noi siamo nati qua, abbiamo vissuto sempre con i nostri genitori con questa mentalità, diciamo, con questa realtà e spero di poterla trasmettere anche ai miei figli.
E beh, qui arriviamo in quello che è una sorta di cavono, qui c'è la vostra produzione, una parte, c'è tutto il vostro lavoro, la vostra maestria nel fare gli insaccati e nel produrre qualità. Sì, diciamo che la nostra azienda lavora con le famiglie e grazie alle famiglie, perché noi siamo rimasti un po' come una volta, quello che ognuno faceva nelle proprie case lo facciamo qui con la famiglia. Quindi la famiglia viene qua, sceglie la mezzena, la lavoriamo insieme e poi ognuno la personalizza la propria lavorazione in base alle esigenze della propria famiglia. Il fresco lo portano via subito, mentre tutto lo stagionato viene appeso, ognuno con il proprio nome, e vengono a ritirare i prodotti man mano che sono pronti e man mano che ne hanno bisogno. Si utilizza tutti i budelli naturali, sono prodotti senza conservanti e senza antiossidanti, e l'unica cosa che riusciamo a fare per garantire anche ai nostri clienti un prodotto durante l'anno, non sempre tutto, ma sempre qualcosina, è grazie al tipo di lavorazione che facciamo e il tipo di budello che utilizziamo, che ci garantisce stagionature diverse. È la natura che parla. È la natura, e la cantina è tutta al naturale. Ecco perché noi lavoriamo solo il periodo invernale, cominciamo la stagione con San Martino, che è l'11 di novembre, e finiamo in base alle temperature ad aprile. Poi si riapre il prossimo anno. Come si riconosce un buon salame di Fabriano? Allora, il salame di Fabriano è il nostro presidio slow food, è la perla. Diciamo che nel disciplinare è ben chiaro sia l'allevato che il trasformato, come viene lavorato. Si utilizza il coscio del maiale e il fiocco di spalla magro, macinato finemente insieme, con l'aggiunta del lardello tagliato a mano. Il lardo è quello del dorso dell'animale, che è un lardo molto più profumato e si scioglie in bocca. Viene insaccato su budello gentile naturale e poi lasciato riposare, stagionare qui in cantina. E minimo 3 mesi di stagionatura, in base al tipo di budello e al tipo di spessore e alla grandezza del pezzo, si arriva fino a 6-7 mesi di stagionatura. Ed è ottimo. È la nostra chicca. In contrada a Tennacola, territorio di Amandola, siamo in provincia di Fermo, c'è l'azienda agricola Le Spiazzette, una realtà nata 20 anni fa con Massimo, che ha raggiunto il suo sogno piantando il suo primo frutteto di mela rosa dei Monti Sibillini. Una realtà cresciuta nel tempo grazie all'aiuto di tutte le donne della famiglia, sua moglie Sabina e poi le due giovani figlie, Cinzia e Martina, che con passione portano avanti gli affari di famiglia. In questa stagione, dal meteo imprevedibile, non riusciamo a farvi vedere il magnifico frutteto con la principessa del territorio, la mela rosa protagonista, ma possiamo parlare con Martina Gravucci, che ha scelto di proseguire una tradizione di famiglia, innovando, pensando a dei prodotti originali, proprio partendo però dalla mela rosa. Ma come nasce la tua storia e il tuo desiderio di restare qui? Allora, la mia storia nasce appunto da questa azienda che è stata costruita da mio padre qualche anno fa, e io ho deciso di entrare a farne parte a 360 gradi nel 2017 dopo il terremoto. È stato un anno difficoltoso, perché comunque ci siamo ritrovati con problemi alla struttura, proprio all'abitazione. E abbiamo avuto anche dei problemi nel nostro laboratorio dove appunto lavoriamo la mela rosa, e da lì ho deciso di affiancarmi a mio padre e di aiutarlo anche un po' a riprendersi, diciamo anche psicologicamente, da questa situazione un po' particolare. E quindi ecco, ho deciso nel 2017 di entrare nell'azienda, ho continuato con lui a fare la produzione, ad occuparci del meleto, stiamo cercando ogni anno di ampliarlo sempre di più, perché fortunatamente la richiesta c'è, e
abbiamo anche il presidio Slow Food sulla Mela Rosa. Questo cosa vuol dire? Quali sono anche un po' i vantaggi? Beh, il presidio Slow Food è comunque una caratteristica importante, cioè nel senso comunque ti dà un significato e un valore al prodotto stesso, e nel momento in cui c'è quel marchio dietro la corrispondenza è la qualità. Quanto è grande il vostro Mileto? Quant'è la vostra produzione nelle stagioni migliori o in quelle normali? Allora, noi abbiamo un ettaro e mezzo, quasi due di Mileto, sono all'incirca 700-800 piante. E solitamente raccogliamo una 60-70 quintali di prodotto, poi dipende appunto dall'annata e dalla stagione, perché partiamo già dal presupposto che la Mela Rosa ha un anno di carico e un anno di scarico. Quindi un anno ha la massima produzione e l'anno dopo invece abbiamo la minima. E poi purtroppo, come hai ben detto, c'è anche la stagione di mezzo, come quest'anno, che purtroppo ci sono stati 2 mesi di pioggia e quindi i fiori non sono riusciti a legare e la produzione sarà molto molto scarsa. E per quanto riguarda il dopo, la lavorazione, come trattate questa mela, questo prodotto, oltre, immagino, ad andare sui mercati o direttamente con il frutto? Allora, noi sì, una piccola parte di prodotto viene venduto fresco, ma la maggior parte viene appunto lavorato, e infatti noi abbiamo un laboratorio, facciamo la composta, la utilizziamo proprio qui, quindi viene piantata l'albero e raccolto da noi, trattato da noi, e quindi è un po' a chilometro zero via. Viene fatto tutto qui con una tradizione che vi tramandate, e che cosa hai portato tu di innovativo o cosa vorrai portare? Ma più che tradizione, per mio padre è stata un po' una scommessa, quindi una 20ina di anni fa ha voluto puntare su questo prodotto che stava praticamente svanendo e ha deciso di fare questa piantagione, e col tempo stiamo cercando di andare sempre un po' più incontro a quelli che sono i gusti e le richieste della clientela. E difatti, dopo alcune esperienze che ho avuto nel passato, il prodotto di cui vado sinceramente anche fiera è la Mela Rosa disidratata, che è un piccolo snack e che col tempo ha trovato vari campi. Infatti viene usata anche per fare dei dolci e viene usata per fare un formaggio pecorino alla Mela Rosa dei Monti Sibillini. Insomma, le opportunità sono diverse. Qui per esempio vediamo che può essere anche un oggetto da bomboniera, da regalo, è un ricordo importante. Sì, stiamo lavorando da qualche anno anche con le cerimonie, quindi dai matrimoni alle lauree o cresime o via dicendo, insomma. E, diciamo che un po' il mercato sta andando più sulla qualità. Quindi sono dei prodotti che vengono usati come segnaposti, come bomboniere appunto, e è un bel pensierino. Martina, però per fare questo lavoro appunto c'è bisogno di continui investimenti o comunque di migliorare, a volte ampliare, ce lo dicevi, no? È anche un po' quello il sogno. Ci sono le opportunità? Ci puoi raccontare come sei riuscita per esempio ad accedere al bando giovani? Le opportunità ci sono, direi fortunatamente, perché purtroppo non è semplice fare determinati investimenti, perché le cifre sono importanti, e quindi per fortuna appunto c'è l'aiuto regionale che ti dà una mano e riesci ad ampliare il lavoro, ma anche a farlo un po' meglio. Quindi è secondo me una grandissima fortuna, perché altrimenti non sarebbe possibile. Nel tuo caso come hai sfruttato i finanziamenti, le risorse a disposizione del pacchetto giovani?
Allora, io ho fatto un investimento al momento per quello che riguardano le attrezzature agricole, quindi sono andata a scegliere appunto dei macchinari che mi aiutassero a lavorare meglio il meleto. E abbiamo anche acquistato un trattore che ci permette di fare quei pochi trattamenti che sono permessi in biologico, ma in massima sicurezza per quello che riguarda appunto la nostra salute, perché bene o male si viene a contatto con dei fitofarmaci. L'azienda agricola si chiama Le Spiazzette, perché questo nome? È un nome un po' stravagante, deriva da una leggenda. Si tramanda di fatti che le fate della Sibilla scendessero durante la notte a ballare nelle campagne, e ballando si creavano questi spiazzi sul terreno, e da qui è venuto fuori Le Spiazzette. E beh, questa è anche un po' una terra magica, o comunque con tante leggende, la magia anche che giovani come te investano o comunque pensino al proprio futuro restando qui. Qui siamo ad Amandola, in una contrada tra l'altro. Sì, siamo ai confini del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, quindi è un posto, direi sì, magico, comunque affacciarsi al mattino e vedere tutta la catena montuosa dei Monti Sibillini è veramente bello. E per me anche questa è stata veramente una scelta importante, perché dopo essere stata un anno fuori, dopo aver vissuto in città, mi sono detta che mi mancava stare all'aria aperta, mi mancava vedere le mie piantine nascere. Cioè, stare a contatto con la natura, a mio parere, è una cosa emozionante. Quindi vedere appunto la crescita delle cose giorno per giorno è impagabile, è un'emozione impagabile. Termina qui questa puntata di Anima Verde delle Marche, ma ci sono altre storie da raccontare, altri territori da scoprire e soprattutto altri giovani agricoltori pieni di passione e di talento da conoscere. Ci vediamo settimana prossima.